Buonasera a tutti gli ascoltatori e partecipanti. Oggi leggeremo, come sapete, il Purgatorio 3. Allora, buona norma è inquadrare il canto nella struttura del Purgatorio. E quindi cominciamo subito con questo cappello, diciamo così, per poi passare alla lettura del canto. Nello specifico. La prima notazione è questa, che c'è un fattore che accomuna i canti terzi delle tre cantiche, che sono tutti incentrati sulla imperfezione della volontà nelle sue diverse forme. In Inferno 3, nel destino dell'inferno, Dante incontra i pusillanimi. E diciamo si rifà a una suggestione esoterica, ovviamente all'etica, in cui il filosofo greco distingueva, anzi opponeva, due tipologie completamente antitetiche, e cioè quella dei pusillanimi, dei vili, che non prendono una decisione, che fuggono la responsabilità, e in questo diversissimi dai magnanimi, i megalopsicoi, li chiama Aristotele, e Dante recepisce perfettamente questa indicazione aristotelica e la risolve poeticamente, letterariamente, con un'impostazione interessante, cioè i micropsicoi vili sono condannati al più completo animato, mentre invece per contro gli spiriti mai che stanno nel limbo. Ecco, questi sono nominati in ogni modo, cioè c'è un affollamento onomastico nel quarto dell'inferno dove c'è una assenza completa di nomi, tranne forse, ma quello è un accenno per perifrasi e quindi non conta nome, tranne un personaggio, probabilmente Celestino V, che in forma perifrastica viene definito colui che fece per Ade il gran rifiuto. In Paradiso 3 Dante incontrerà i mancanti ai voti, il personaggio di spicco è Piccard Adonati. Qui in Purgatorio 3 Dante incontra, è un'ampia sezione, Dante incontra nell'antipurgatorio i negligenti, parola dantesca ovviamente, nelle diverse tipologie, che sono appunto distribuite nei vari balzi dell'antipurgatorio. In questo canto particolare, il nostro, Purgatorio 3, sono collocati gli scomunicati e la figura che spicca è quella di Manfredi. Ora, se ci pensate, Dante anch'egli è esattamente l'opposto dei negligenti, perché nel momento in cui deve scegliere, ha capito che ha smarrito la diritta via e deve scegliere da che parte andare, ecco, compie un'azione cosciente e coraggiosa, consapevole, diciamo così. Ecco, tengo a dirvi che siccome l'uso delle parole in qualche modo le scolorisce, tengo a dirvi che il non scegliere e la negligenza, essere negligenti, proviene da nec erigere, cioè non scegliere. Ecco, il punto, e questo mi sembra molto importante,
Infatti, il viaggio di Dante è caratterizzato dai temi della volontà e della libertà. Il viaggio può iniziare solo dopo che Dante, con un atto di volontà, supera l'iniziale viltà. Ecco, ci vorrebbe la scheda 1 qui. Perché tanta viltà nel cuore a Lette? Ma dopo questa iniziale viltà sceglie di seguire Virgilio. Un sol volere è d'amen due, Inferno 1, eccetera. E può proseguire in quanto ha conquistato la pienezza del libero arbitrio, libero, dritto e sano è tuo arbitrio, Purgatorio 27, 140. E c'è anche un altro fatto però da ricordare, e cioè da sottolineare, e cioè che i temi che riguardano il libero arbitrio hanno una centralità, un'importanza notevole in Dante e nella Commedia, e addirittura essi, tutte le problematiche relative al libero arbitrio, appunto, volontà e libertà, erano i due temi che avevamo detto, sono messi in rilievo anche dal punto di vista strutturale, in quanto l'incontro con Marco Lombardo, probabilmente un intellettuale attivo presso le corti dell'Italia settentrionale, ma non ne sappiamo molto di più, occupa i canti, diciamo, in cui agisce, Marco Lombardo agisce in un canto, però le problematiche del libero arbitrio vengono esaminate nel corso dei canti 16, 17 e 18, che sono il centro del purgatorio. Attenzione, ma se sono il centro del purgatorio, sono anche il centro di tutto il poema. Il canto è articolato in tre parti. Il tema della conoscenza 1,45, 46,102 l'incontro con la folla degli scomunicati, 103,145 l'incontro con Manfredi, l'ultimo sovrano sveo del regno di Sicilia. Una particolarità del purgatorio è la luce del sole. È la condizione del viaggio, per cui i due viandanti procedono solo durante il giorno. Questo crea una complessa polisemia, diciamo così, dell'azione drammatica che rimanda a molteplici piani. Io la definirei una più che polisemia dell'azione drammatica, ma lo è poi di fatto, però anche ha proprio una polivalenza comunicativa, quindi non ha un valore importante per l'organizzazione del testo, ma anche per la sua funzione comunicativa. E è ovvio, vediamo la scheda 2, ha sicuramente una funzione simbolica, in quanto camminare alla luce del sole significa procedere alla luce della fede. Vedete il pezzo, il brano di Giovanni, del Vangelo di Giovanni, che qui è citato. Un valore realistico, in quanto riflette una situazione quotidianamente vissuta nel Medioevo dai mercanti, dai pellegrini, dai viaggiatori, per i quali la notte, l'oscurità, eppure la selva, se ci pensate bene, dove Dante si è smarrito, rappresentano concreti pericoli. E poi ha una funzione diegetica, in quanto l'ombra del corpo sollecita, che Dante proietta, sollecita la curiosità, prima lo stupore, poi la curiosità delle anime del purgatorio, e quindi è un potente motore dell'azione drammatica. E in questo caso, guardiamo la scheda 3, la luce provoca in Dante una paura che è prodotta
dal non vedere l'ombra di Virgilio. Per questo Dante pensa che Virgilio non sia più con lui. E notate, la parola rima paura è in rilievo, ma è in rilievo non solo perché è una parola rima, ma anche perché è in enjambement, paura d'essere abbandonato. Virgilio naturalmente rassicura Dante e gli spiega che non possiede più natura corporea, il suo è un corpo aereo, si dice così in termini tecnici, e che il suo corpo è sepolto a Napoli. Ecco, scheda 4, per favore. E qui vengono richiamate le parole dell'epitaffio dettato, secondo la testimonianza di Elio Donato, dallo stesso Virgilio. Vedete che Dante addirittura ne traduce una parte. Nunc me tenet Neapolis, Napoli là. È una allusione, diciamo così, precisa. E aggiunge, e quindi qua si introduce anche l'altro tema importante, che è quello della conoscenza, questo campo, dice che il principio per cui i corpi diafani e trasparenti, ecco appunto, il corpo, possono provare sensazioni fisiche, non può essere compreso dagli uomini, i quali devono accettare lo stato di fatto, il mistero divino, senza pretendere, presumere di comprendere. E qui il tema della conoscenza irrompe nel canto. È il rapporto tormentato fra ragione e fede. La mente umana, la nostra ragione, al verso 34, non può, ci vorrebbe anche per favore la scheda 5. Esatto, non può trascorrere, cioè quindi colmare, andare oltre, e quindi per raggiungere questa distanza infinita che c'è fra l'uomo e Dio. Ma il verbo trascorrere non vuol dire solamente passare, diciamo. L'etimologia è transcorrere. Ecco, ma significa andare oltre i limiti. Nell'ammonire gli uomini a non coltivare tracotanti illusioni, Virgilio racconta con un dolente tono autobiografico il dramma comune a tutti i grandi pensatori, come Aristotele e Platone, vedete in questa scheda. Un tormento che deriva dalla conoscenza e dalla disperata consapevolezza di non poter giungere alla verità ultima. Infatti Virgilio china la fronte e rimane turbato. Turbato perché, appunto, per quanto l'uomo possa affaticarsi, si procederà nelle conquiste scientifiche, culturali, eccetera, ma non potrà conoscere l'essenza divina. Qui Dante usa addirittura termini della scolastica, state contenti, umana gente al quia. Il quia è il fatto. E invece il quid, ecco, è lì che non riesce ad arrivare, per quanto riguarda il mistero divino. Il quid segnala l'essenziale e profondo significato di qualcosa. La quiditas, quindi qui è quiditas, qui è quid, sono due termini della scolastica. E naturalmente, se noi parliamo della conoscenza, non possiamo non incontrarci con Ulisse. Ulisse è una presenza pervasiva nella commedia. E vi posso assicurare che oltre a molte situazioni, molti
passi in cui Ulisse è citato, Ulisse percorre l'intera commedia. E Dante diciamo, gli dedica una marea di allusioni. E io sospetto anche alcune inconsce, perché Dante ha introiettato il personaggio di Ulisse come alter ego della sua stessa persona. E d'altronde, i richiami a Ulisse, quelli espliciti, quelli più noti, se volete, sono collocati in punti importanti della commedia. Per esempio, il canto iesimo dell'inferno, finisca con la rima acque, piacque, nacque. E la stessa rima, nacque, piacque, rinacque, la ritroviamo nei versi del canto, appunto, primo del Purgatorio. Questo è interessante, ma c'è anche di più. Se ci pensate, di Ulisse è quasi un passaggio di consegne fra Ulisse e Dante, perché Ulisse muore naufragando di fronte alla montagna del Purgatorio. Dante invece approda alla montagna e quindi c'è una sorta di rinascita, di renovatio, no? E questo avviene in parallelismo con la figura di Virgilio. Altre spie qui. Matto è chi spera che nostra ragione, richiama il folle volo di Ulisse, Inferno 26-125. La picciola vigilia dei nostri sensi riguarda il limitato tempo della vita umana e qui è antitetico alla infinita via, vedete al verso 35, della comprensione che è quella che si tenta di percorrere per comprendere il mistero trinitario e misteri finali. Il verbo trascorrere, già l'avevo accennato prima, ma qui ve lo giustifico anche come richiamo a Ulisse, richiama il passaggio trasgressivo delle colonne d'Ercole, a ciò che l'uomo più oltre non si metta. Quindi la tracotanza, colui cioè che per superbia ritiene di poter comprendere tutto, anche ciò che non è comprensibile e non è dimostrabile, si rivela come un tracotante, ma un tracotante di rango, perché la parola tracotante deriva da trans cogitans, quindi è un azzardo, diciamo così, però, della mente e dell'ansia, della voglia di conoscenza. Nell'ultima parte del canto, alla ribalta è la figura di Manfredi. E naturalmente la sua storia ci induce a riflettere sulla funzione della Chiesa e dei suoi ministri. Ulisse, cioè Dante, Manfredi e Dante quindi, criticano lo spregiudicato uso dei poteri spirituali concessi da Dio ai suoi ministri. Mentre invece tutto l'impegno dei prelati è nell'accumulare potere economico, acquisire potere politico e qui inizia un po' la descrizione di Manfredi e anche una serie di linee di lettura che adesso andremo a esplicitare.
Alla scheda 6, ecco se si può visualizzare, Manfredi appare biondo, bello e di gentile aspetto. Ma questa situazione, soprattutto la descrizione, rimandano al modello biblico, a Davide, libro primo dei Re 16-12. Vedete, Dante riprende: era tautem rufus, biondo, pulcher aspectu, di gentile aspetto, decoraque face, e dalla bellezza. Questo vuol dire quindi bello. Riprendo questa allusione. Se poi pensiamo a Davide, l'autore dei Salmi, è un autore al quale Dante si riferisce molto spesso. Dante usa a sfascio i Salmi come appunto punto di riferimento, come illustrazione di situazione, personaggi, eccetera. Ma Davide è anche quello che un po' vuole essere Dante, è una sorta di poeta, profeta, è una sorta di. E quindi Dante è molto in sintonia. Ma naturalmente Dante, come è suo solito, secondo la politica agostiniana di integrazione della cultura pagana classica e della cultura cristiana, mescola Dante su questa suggestione, coglie l'insegnamento di Agostino e mescola continuamente allo scopo di integrarli i testi della latinità classica e i testi della Bibbia e dei suoi commentatori. Manfredi, lo strazio dal corpo di Manfredi, richiama la morte di Priamo e quindi ecco, è chiamata in causa un testo che Dante non conosceva, attenzione, però di cui conosceva tutto, sapeva tutto, perché dei pezzi di Iliade gli sono sicuramente arrivati, perché c'erano delle sorte di riassunti nel Medioevo, circolavano come Ditti Cretese, Darete Frigio, eccetera. Quindi c'è tutta una serie, ma la dispersione, diciamo così, lo smembramento del corpo di Priamo richiama appunto in Eneide 2, 557. Seguenti, richiama appunto la vicenda. Poi, e qui è un richiamo a un testo che lui conosceva benissimo, viene richiamata la figura di Marcello, che noi incontriamo nel sesto libro dell'Eneide, perché Enea incontra Marcello nell'Ade, nei Campi Elisi, Eneide 6, 861, eccetera. Ma è interessante perché, a differenza del giovane romano che è triste, attenzione, frons laeta parum, quindi la sua fisionomia non comunica felicità, lietezza, e il suo volto è tenuto, i suoi occhi guardano verso il basso. Deiecto lumina vultus. Manfredi, no, scusate, questo richiamo a Priamo, alla morte di Priamo, e a Marcello. È importante perché Dante sta costruendo una ideale linea interpretativa, per così dire, della storia. Perché vedete, abbiamo in sequenza Priamo, il re di Troia, abbiamo Roma,
Enea che incontra fra gli altri Marcello per l'appunto. E infine l'impero nella persona di Manfredi. E la stessa cosa, notate bene, avviene perché anche lì tutto comincia da Troia, dall'Asia. Dante sta appunto, come dire, nel momento in cui ci dice qual è il senso in fondo della storia, ci dice anche che in qualche modo questa storia non mantiene le promesse, perché appunto l'impero si sta deteriorando completamente e quindi. Ma comunque lo stesso Giustiniano nel canto sesto del Paradiso adopera lo stesso, e quindi Dante riadopera questo verso, scusate, questo schema. Ecco, Manfredi sorride. Su questo sorriso, diciamo, i commenti più comuni, diciamo, è che Manfredi può sorridere perché felice di essersi salvato sul punto di morte. Penso che forse il sorriso è una spia simbolica di un'interiore benignitas, cioè di una nobiltà interiore. E questo mi sembra, fra l'altro, ricordate che l'aggettivo benignus è il contrario di malignus, ma nel lessico, diciamo così, alto, e quindi nei testi sacri, nei commentatori e così, il sole è la mitas, una qualità che si oppone nettamente al malignitas del demonio. Ecco. Insomma, quindi, naturalmente. Tutto questo si inquadra anche in una concezione che Dante poi esprime in modo proprio molto efficace e molto argomentato nel De Monarchia, in cui appunto dice che l'ordine mondiale è garantito dal fatto che i due istituti universali, l'impero e la Chiesa, devono procedere di comune accordo perché la provvidenza divina ha come dire, fatto sì che queste nozioni potessero guidare l'uomo, l'impero, alla felicità terrena e la Chiesa, la felicità interiore, la felicità spirituale. Quindi a quel che aspetta l'uomo dopo la morte, ma naturalmente c'è anche un valore pratico perché se l'uomo segue questa via indicata, se la Chiesa la indica correttamente, poi si garantisce un trapasso felice e si garantisce anche una eticità dello stare al mondo, perché poi è questo. L'impero fa il suo mestiere, che è quello di politico, e è quello che agisce con le armi della ragione, eccetera. L'altro invece la Chiesa deve agire con le altre armi, che sono appunto le Sacre Scritture, la fede, la teologia, eccetera, per guidare l'uomo interior. Quindi, e poi questo bene genitus, ecco qui ci vorrebbe la scheda 7, per favore, questo, diciamo, aggettivo, questo epiteto, viene attribuito, come vedete qui, a
Manfredi. E quindi anche però naturalmente a Federico II, e costoro seguirono sempre la nobiltà e la rettitudine. E finché la fortuna lo consentì, seguirono l'Humanitas. Humana secuti sunt, e quindi brutalia dedignantes, cioè sdegnando gli uomini bruti, i bruti, che hanno rinunciato a quell'humanitas di cui si parlava prima. Questo è in De vulgari eloquentia 12.4. E qui però fa capolino l'ombra di Ulisse, ancora una volta. Ulisse, anche lui esprime questa necessità di umanità. Quelli sono i punti di tangenza con Dante. E quindi esorta i compagni a non comportarsi come bruti. Le anime degli scomunicati, Dante incontra insieme a Virgilio le anime degli scomunicati. Ecco, questo incontro è segnato dal campo semantico ovino. Perché gli scomunicati sono paragonati a un gregge che si muove seguendo le pecore capofila senza chiedersi il perché. Ma l'aggettivazione, vedete, timidette, no, scusate, non vi ho prodotto il testo, vi dico, l'aggettivazione timidette, verso 81, semplice e quete, verso 84, i dati cinetici nell'andare onesta, verso 87, e fisionomici, pudica in faccia, verso 87, connotano appunto gli spiriti come antitesi, questi spiriti qui, come antitesi degli uomini superbi, che presumono, come abbiamo visto prima, di trascorrere la infinita via e che non stanno contenti al qui. Ma la similitudine di tipo bucolico del gregge anticipa, questo è interessante, a mo' di ironia progressiva, la spietata caccia del pastore di Cosenza a Manfredi. E qui è la metamorfosi orribile di un ministro della Chiesa che, su comandamento del suo Papa, insegue come una bestia un uomo, tentando quindi di reificarlo, di diminuirlo, di ridurlo al rango di bestia ferina. E qui c'è l'importanza, devo sottolineare l'importanza della metafora venatoria. Diciamo, non posso allargarmi più di tanto, quindi dovrei. Quanto tempo abbiamo? No, ma ce la faccio, scusa. Dunque, allora, Dante opera un'innovazione incredibile. Rispetto ai poeti che lo precedevano, rispetto ai trattati di retorica, rispetto ai trattati di poetrie, artes dictandi e quant'altro. E cioè usa il termine transunzio, ma questa transunzio è definita quasi sempre come una metafora, sia nei trattati di retorica, mentre i poeti addirittura prima di lui non sia contemporanea sia precedente, non usano questo tipo, perché la transunzio è una lavorazione della metafora, una lavorazione originale che Dante fa della metafora. E significa, la transunzio significa che sono, è quella metafora, quindi una serie di metafore, che non hanno uno scopo esornativo o amplificativo, descrizioni, considerazioni, eccetera. No.
Le transunciones della commedia sono gli assi portanti, sono la trama sottesa al genotesto, cioè sono il testo nascosto che sorregge il testo che noi leggiamo. E vedete, e comincia da subito, perché vi ricordate la profezia di Virgilio nel canto primo dell'Inferno, verrà un veltro che caccerà la lupa. Dove caccerà? Togliamoci dalla testa, che vuol dire pedissequamente scaccerà, come tutti i commenti portano, vuol dire perseguiterà con azione di caccia. Questo vuol dire, è una cosa tecnica. E qui abbiamo una cosa magnifica perché c'è il ribaltamento dell'ordine universale e del senso della storia. E nella profezia di Virgilio, che è la linea augurabile per il mondo, verrà un veltro che caccerà la lupa. Ma qui il veltro diventa Manfredi, che fra l'altro è un simbolo imperiale, adesso dirò perché, e il lupo è diventato il vescovo di Cosenza. Il vescovo di Cosenza. La scheda 8. Se il pastor di Cosenza che alla caccia di me fu messo. E qui c'è, dietro la metafora venatoria, ma è dietro la transunzio venatoria, ma ci sono tante transunzioni nella commedia. Questa certo è molto importante, una delle più importanti. Ancora una volta il sostantivo caccia è una parola rima, ma è anche in enjambement, alla caccia di me, dà risalto appunto alla metafora venatoria, che abbiamo visto impronta il canto primo dell'Inferno e nello stesso tempo rimanda, attenzione, perché c'è anche questa di motivazione in Dante, rimanda al trattato De arte venandi cum habibus di Federico II, trattato che era stato commentato anche dal figlio Manfredi. Quindi questi sono i testi di riferimento prestigiosi per la metafora venatoria e per la relativa transunzio che Dante. E sto concludendo, la storia di Manfredi offre anche l'occasione a Dante di affrontare il problema delle indulgenze, che poi era un problema dibattuto dai padri della Chiesa, diciamo, da Abelardo fino alle sette ereticali, alle derive ereticali dei Valdesi e dei Cani. E quindi tramite Manfredi Dante denuncia l'uso improprio e malvagio della scomunica e delle indulgenze operato dalla Chiesa, e proprio con la negazione agli scomunicati del diritto di sepoltura. E quindi Manfredi è un po' l'eroe dell'uomo che trattato ingiustamente, cioè a cui viene negata la sepoltura, però rivendica come dire, l'ingiustizia di questo e invece avvalora diciamo, i valori morali del sepolcro, che come voi sapete, senza arrivare a Foscolo, è sempre un luogo. È un luogo di memoria, è un luogo di raccoglimento. Il canto si chiude, ecco, avevo detto, con una preghiera di Manfredi a Dante affinché, una volta tornato sulla terra, chieda alla figlia Costanza di pregare per lui. Questo è un filo concreto, un filo, come dire, toccante, fatto di memoria e di preghiera, che unisce il defunto ai congiunti che sono ancora in vita e che lega in qualche modo l'eternità al tempo.
E questo esplicitamente Dante chiede a Manfredi di sollecitare proprio le donne della sua famiglia, la nonna Costanza e la figlia di Manfredi, Costanza. E nel definire, vedete, la prima Costanza imperatrice, cioè la nonna, e la seconda buona, cioè la figlia, ai versi 143, che cosa succede? Il verso 113. Così imperatrice buona richiama l'espressione buon augusto e visse a Roma sotto il buon augusto. E cioè la linea femminile ricostruisce l'immagine emblematica e ideale dell'impero, sottolineando in questo caso la provvidenziale continuità fra gens Iulia e casata Sveva. E qui chiudo definitivamente come dire, io ho trovato nella commedia, ripercorrendola ormai da anni, eccetera, che ci stanno anche alcune cose di grande attualità, comunque, i massimi problemi, ma per esempio c'è un'attenzione particolare all'elemento femminile. Ecco, figure di donne importanti, c'è un qualcosa che anche qui ci può far riflettere proprio per la situazione in cui viviamo, in questo momento in cui le aggressioni, le violenze, eccetera, si ripercuotono sulle donne in modo preoccupante, diciamo. Bene, allora io passo alla lettura del canto, perché è sempre bene che le ultime parole siano di Dante e non siano dell'umile commentatore. Avvegna che la subitana fuga dispergesse color per la campagna, rivolti al monte ove ragion ne fruga, io mi ristrinsi alla fida compagna. E come sarei io senza lui corso? Chi m'avria tratto su per la montagna? El mi parea da se stesso rimorso. O dignitosa coscienza e netta, come te picciol fallo amaro morso. Quando li piedi suoi lasciar la fretta che l'onestade ad ogni atto dismaga, la mente mia, che prima era ristretta, l'intento rallargò, siccome vaga, e diedi il viso mio incontro al poggio che in verso il ciel più alto si dislaga. Lo sol che dietro fiammeggiava roggio, rotto m'era dinanzi alla figura, ch'avea in me dei suoi raggi l'appoggio. Io mi volsi dal lato con paura d'essere abbandonato, quando io vidi solo dinanzi a me la terra oscura e il mio conforto. Perché pur diffidi? A dirmi cominciò tutto rivolto. Non credi tu me teco e ch'io ti guidi? Vespero è già colà dove è sepolto lo corpo dentro al quale io facea ombra. Napoli là, e da brandizio è tolto. Ora, se innanzi a me nulla s'aombra, non ti maravigliar più che di cieli che l'uno all'altro raggio non ingombra. A sofferir tormenti caldi e geli, simili corpi la virtù dispone che, come fa, non vuol che a noi si svedi. Matto è chi spera che nostra ragione possa trascorrere la infinita via che tiene una sostanza in tre persone. State contenti, umana gente alquia, che se potuto aveste veder tutto, mestier non era parturir Maria. Che
e disiar vedeste senza frutto tai che sarebbe lor disio quetato che eternalmente è dato lor per lutto. Io dico d'Aristotele e di Plato e di molt'altri, e qui chi non la fronte più non disse e rimase turbato. Noi divenimmo intanto a piè del monte, quivi trovammo la roccia sierta che indarno vi sarien le gambe pronte. Tra l'erice turbia, la più diserta, la più rotta ruina, è una scala verso di quella agevole e aperta. Or chissà da qual mal la costa cala, disse il maestro mio fermando il passo, sì che possa salir chi va senz'ala. E mentre che, tenendo il viso basso, esaminava del cammin la mente, e io mirava suso intorno al sasso, da man sinistra m'apparì una gente d'anime che movion i piè ver noi, e non parea si venian lente. Leva, disse io, maestro, gli occhi tuoi. Ecco di qua chi ne darà consiglio, se tu medesmo aver non puoi. Guardò allora e con libero piglio rispose: andiamo in là, che vegna un piano, e tu ferma la spene, dolce figlio. Ancora era quel popolo di lontano. I dico dopo i nostri 1000 passi quanto un buon gittator trarria con mano quando si strinser tutti ai duri massi dell'alta ripa e stetter fermi e stretti come a guardar chi va dubbiando starsi. O ben finiti, o già spiriti eletti, Virgilio incominciò, per quella pace che credo che per voi tutti s'aspetti. Ditene dove la montagna giace, sicché possibile sia l'andare in suso, che perder tempo a chi più sa, più spiace. Come le pecorelle escono del chiuso a una, a due, a tre, e l'altre stanno timidette, atterrando l'occhio e il muso, e ciò che fa la prima e l'altra fanno, addossandosi a lei, se la s'arresta, semplice e quiete. E non perché non sanno. Sì, vidi io muovere e avvenir la testa di quella mandra fortunata a lotta, pudica in faccia e nell'andare onesta. Come color dinanzi vide rotta la luce in terra dal mio destro canto, sì che l'ombra era da me alla grotta, restaro. E trasser sé indietro alquanto, e tutti gli altri che venivano appresso, non sappiendo il perché, fenno altrettanto. Senza vostra domanda, io vi confesso che questo è corpo umano che voi vedete, perché il lume del sole in terra è fesso. Non vi meravigliate, ma credete che non senza virtù che da ciel venga, cerchi di soverchiare questa parete. Così il maestro. E quella gente degna, tornate, disse, entrati innanzi dunque, coi dossi della man, facendo insegna. E un di loro incominciò: chiunque tu sei, così andando, volgi il viso. Pon mente se di là mi vedesti unque. Io mi volsi per lui e guardai il fiso. Biondo era, e bello, e di gentile aspetto, ma l'un dei cigli un colpo aveva diviso. Quando io mi fui umilmente disdetto d'averlo visto mai, scusate, d'averlo visto mai, el disse: or vedi, e mostrommi una piaga a sommo il petto. Poi sorridendo disse: io son Manfredi, nipote di Costanza imperatrice, ond'io ti priego che quando tu riedi vadi a mia bella figlia, genitrice dell'onor di Sicilia e d'Aragona, e dichi il vero a lei, s'altro si dice. Poscia
ch'io ebbi rotta la persona di due punte mortali, io mi rendei piangendo a quei che volentier perdona. Orribili furono i peccati miei, ma la bontà infinita sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei. Se il pastor di Cosenza, che alla caccia di me fu messo per clemente allora, avesse in Dio ben letta questa faccia, l'ossa del corpo mio sarebbero ancora in co del ponte, presso a Benevento, sotto la guardia della grave mora. Or le bagna la pioggia e muove il vento, di fuor dal regno quasi lungo il verde dove le trasmutò a lume spento. Per lor maledizione, sì non si perde, che non possa tornare l'eterno amore mentre che la speranza a fior del verde. Vero è che quale mascia muore di Santa Chiesa, ancor che al fin si penta, starli convien da questa ripa in fore per ognun tempo che li è stato 30 in sua presunzione, se tal decreto più corto, per buon prieghi non dimentica. Vedi oggimai se tu mi puoi far lieto, rivelando la mia buona costanza, come mai visto, e anche esto divieto, che qui, per quei di là, molto s'avanza. Allora ringrazio chi mi ha ascoltato i partecipanti e naturalmente ringrazio la squadra tecnica che meglio di così non poteva, è stato un supporto importante. Buona serata a tutti.